C'era una volta un pezzo di legno. È stata un'esperienza nuova per noi e per i ragazzi dell'orchestra. È la prima volta che realizziamo un intero programma del Pinocchio, realizzato da Riccardo Diana con le musiche di Fiorenzo Carpi, orchestrale da Simone Gardini. Ma più Pinocchio correva, più le due ombre sembravano raggiungerlo. Ad un certo punto, proprio vicino ad una casina persa nel bosco, i due balordi lo acciuffarono e, sbatacchiandolo di qua e di là, pretendevano le monete, ma Pinocchio teneva la bocca serrata come una tagliola. Arrabbi sta bocca sino ad affrettare la panza. E i due tiravano fuori due coltellacci, ma il legno del burattino era tanto duro che le lame si spezzarono nel mezzo. Allora tu sai che facimmo? Da piccamma a quell'albero grosso! È qualcosa che mi ha sorpreso, rileggere una favola in questo modo, rileggerla io per primo, accorgendomi di cose che non sapevo, che avevo dimenticato, e riportarle al pubblico, ma veramente sconvolto. Chi osa interrompere il mio spettacolo? Il gelo e il tremore corsero sulla schiena di tutti. Arlecchino, Pulcinella, continuate! Che poi faremo i conti! La potenza di questa storia, e la potenza della scrittura di questo autore Collodi, perché Pinocchio non è solo una favola, è un grande fantasy, è una grande storia che è entrata dentro il nostro DNA. Vedi, Pinocchio, quanta bellezza può donare un figliolo come te alla sua famiglia. Per merito tuo tutto è cambiato e da adesso in poi tutto il mondo andrà per il meglio. Ma, babbo, il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto? Eccolo là, e gli accennò ad un grosso burattino appoggiato ad una seggiola. Il ragazzo sorrise, felice. Com'ero buffo e strambo quando ero solamente un burattino. Orchestra Giovanile di Roma.